Bella per tutti voi, bentornati in questo nuovo episodio di New Record, rubrica dove esaminiamo e commentiamo con voi i più bei record videoludici. Oh. E qui... iniziamo. Eh sì, yeah. E qui abbiamo la beta più popolare per un FPS su console, il detentore è Battlefield Hardline. Che vuol dire? Con... vuol dire che alla beta hanno partecipato 7 milioni di giocatori. Ah, in quel senso apposta. Sì, 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 è la beta più popolare in quel senso. Che roba. Ovviamente pubblicata la beta su PS3 e PS4, Xbox 360 e Xbox One. E questo è importante, è importante. Sì, perché devi contare 7 milioni, cazzo. Saranno almeno presi dappertutto, se non c'ha, non c'ha un senso. Chissà quante, quante console sono state vendute, PS4, Xbox One fino adesso, è un dubbio che... Non lo so, magari dice, no, non c'è, impossibile che è un record, perché quello è andato di fatto. No, ma più che altro sono ancora in commercio, quindi giusto, bravo, è impossibile. Però fatecelo sapere nei commenti, dai, sì, magari fatecelo tutto. È interessante. Ne voglio un altro, dai, subito. Dai, io ti sparo subito così un altro record con Skyrim, sì, questo è Skyrim, con la più lunga maratona su un gioco RPG e i detentori sono i The Great Fall Gamers. Ah! Prova a sparare quanto è durata la maratona? Che ne so io. 48 ore e 14 minuti. Vabbè, la maratona è 48 ore e 14 minuti, io ho giocato per 2 giorni e mezzo a Black Ops per fare tutti gli easter egg della parte zombie e nessuno mi ha dato nessun record. Ma perché non c'era il tizio occhialuto della Guinness World Records a guardarti, dovevo chiamarlo, io ero, oh, guarda zio, sto giocando da 40 ore. Che faccio, smetto? Ah, comunque forti veri, c'è un cazzo da fare pure questo. Ma mi pare che l'hanno fatto durante un evento, penso. Ah, okay. Per quello è stato possibile misurarlo. Comunque una costante di tutti sti record sui videogiochi è tanta gente che c'ha un botto di tempo libero, a quanto sembra. Ma invidioso. Tantissimo, però, ma proprio infinito. Sono invidioso di questa cosa, che brutto. E poi? Qui abbiamo invece il primo film tratto direttamente da un videogioco. E chi non poteva essere se non il film di Super Mario Bros. Troppo. Una cosa che non c'entra niente, però vabbè, dai. No, era una rivisitazione, sì. Non so neanche se definirlo steam cyberpunk, non lo so, qualcosa del genere. Cyber inventato. Ma bello è che è talmente brutto ed è stato talmente brutto come film che ha fatto il giro e è diventato bello. Adesso è un cult. Ma il trash è sempre così. E il trash diventa cult. È una cosa proprio... è una regola, se può dire, una regola trash. Quelli dovevano essere le tartarughe, tipo. Oddio, è vero. Che cose brutte. Questo è Bowser. E questo poi... è Peach. Ah, quello era questo un po'... non so chi cazzo sia. Mario invece è Magalli direttamente, è proprio lui. È vero, è Magalli con i baffi. È proprio Magalli, guardalo. Che stile. Oddio, tutti gli accessorini di Super Mario. Vabbè, sparamene un altro, dai. Dai, un altro così via. E questo ti piacerà un sacco, che è il turno più lungo su Hearthstone. Oh, e il detentore è Florian Henn, in arte Mummy Twink. Ah, ok, ma queste sono le meccaniche che poi penso che hanno torto, che sono quelle che post round comunque proccano le carte e fanno roba. No, no, praticamente mi sono letto, funzionava così. È riuscito, la partita era contro se stesso, logicamente. Sì. È riuscito a fare una giocata che innescava un'animazione di appunto. Ah, giustamente vi devo dire quanto è durato. Ed è durato 1 giorno, 21 ore e 18 minuti. Sì, comunque poi l'hanno un po' fixata sta cosa. C'erano un po' dei bug che aumentavano l'animazione, facevano cose strane. Pure mi sembra con Nozdormu, il drago, c'era un altro bug del genere. Comunque, beh, cose... grazie Blizzard, che prima o poi, ogni tanto, te ne accorgi di queste cose. Ah, infatti ringraziamo anche Mummy Twink, che gli abbiamo rubato il video, ma non ne ho trovati altri, grazie. Grazie. Quindi adesso finalmente sarete contenti, abbiamo infilato Kingdom Hearts da qualche parte con il record del gioco Disney più venduto. E Kingdom Hearts 1 ha venduto 6,4 milioni di copie. Cioè, da questo punto di vista c'è poco da dirgli, è comunque un gran gioco che bene o male... fa parte di tante vite che, diciamo, in gioventù questo hanno giocato. Noi l'abbiamo già un po' meno. L'importante è che poi adesso non rompete il cazzo. Bravo, dillo. Per sempre. Vi abbiamo fatto contenti. Cioè, andavo di fatto. Non è una top 10, ma... volevamo. Cioè, sinceramente non volevamo metterlo, però se è un record c'è. Va mostrato, va mostrato. Proprio quanto siamo fag e fan e boy e tutto insieme. Tutto insieme, proprio, cioè non abbiamo pietà per queste cose. Oddio, è lei! È quella spada che... come si chiama? No, non è la Keyblade. Mannaggia, no, vabbè, scusa. Che dispiacere. Una cosa alla volta, no?
Comunque ragazzi, se vi è piaciuta la puntata guardatevi le precedenti, lasciateci un commento qui sotto, iscrivetevi al primo canale, seguiteci su Telegram, Facebook e Twitch, e se volete questa è la scaletta qui sul poster per non perdervi nessuno dei nostri video. Bella per voi. Bella ragazzi.